Registrazione video 4K da Sony Xperia XA2 Ultra, movimento rapido, zoom digitale 5x sul condizionatore. L'animazione di zoom di questa Sony è sempre un pochino lenta, non è velocissimo a fare lo zoom. Cambio di luce, cambio di messa a fuoco. Devo dire che l'anteprima è leggermente tremolante. Registrazione video 4K Sony Xperia XA2 Ultra. Passando la risoluzione al Full HD 30 fps, succede questo, succede l'HDR, o almeno se l'attivate voi, l'HDR sul video. E come vedete, quello che succede è che se io provo a cambiare l'adattamento del video, non succede nulla, l'immagine rimane sempre identica perché il software, l'HDR, va a uniformare la luminosità di tutta l'immagine continuamente e costantemente. Quindi, cambiando zona di luce, guardate, non c'è sostanzialmente un cambio dell'illuminazione dell'immagine. Registrazione 4K Sony Xperia XA2 Ultra in questa soleggiata serata di aprile. Cammino un po', non c'è una stabilizzazione ottica, ma c'è la stabilizzazione Steadyshot, che come sappiamo è quella poi migliore di Sony, cioè sostanzialmente quella elettronica, quella che poi troviamo anche su altri prodotti della stessa azienda. Proviamo anche un controluce. Io Full HD dalla fotocamera frontale di Sony Xperia XA2 Ultra. Devo dire che la qualità sembra veramente niente male. Tra le altre cose, c'è anche la stabilizzazione sulla videocamera frontale. È possibile scegliere di stringere o allargare il campo. Questo perché? Perché questo smartphone, appunto, ha due videocamere frontali. Adesso magari cambio un attimo direzione, così mi vedete anche un po' illuminato correttamente e non totalmente controluce. Devo dire che almeno dall'anteprima c'è il tracking del volto, quindi sicuramente anche il tracciamento della messa a fuoco del volto. Devo dire che qui dall'anteprima sembra veramente, veramente niente male. Registrazione video 4K al tramonto, quindi in questo caso stiamo rinunciando alla possibilità di fare un video in HDR. E cammino anche un po', magari mi fermo.